Ci sono oggetti nel calcio che rivestono un ruolo scaramantico che va al di là a quello che è la stretta tecnica calcistica. Questo che vedete alla mia destra è uno di quegli oggetti. Nel corso dell'annata 75-76 il presidente del Torino, Orfeo Pianelli, identifica questo vestito come un portafortuna. Il presidente Pianelli, per la sua attività lavorativa, aveva una collaborazione con l'ex Unione Sovietica e di conseguenza si recava frequentemente, specialmente durante la stagione invernale, in Russia, dove le temperature erano decisamente basse. Quindi aveva la duplice esigenza di essere elegante e al tempo stesso di stare al caldo. Al che la moglie gli fa confezionare questo vestito di lana molto pesante, con all'interno anche il panciotto. Pianelli lo mette durante una partita casalinga del Torino d'inverno e il Torino vince la partita. Lo rimette, lo rivince, rimette, rivince. Dobbiamo ricordare che nella stagione 75-76 il Torino su 15 incontri casalinghi si aggiudicò i primi 14. Pianelli si fissa che questo oggetto gli porti fortuna. Di conseguenza continua a metterlo e il Torino continua a vincere e lui non smette questa tradizione. Se non che il 16 di maggio del 1976, quando il Torino disputa l'ultima partita contro il Cesena, allo stadio comunale di Torino c'è un caldo atroce. Io ero ragazzino, ero presente, in maniche di camicia, con una maglietta tipo quella che ho addosso adesso, maniche corte, si moriva dal caldo. Il povero Pianelli con questo gessato. Se non che la magia del gessato dura ancora i 90 minuti necessari a completare l'opera, il Torino non vince la partita ma pareggia, per fortuna la Juventus perde a Perugia, il Torino non solo conserva il punto di vantaggio ma ne aggiunge un altro e per la prima volta 27 anni dopo Superga si riconferma campione d'Italia. Vogliamo pensare che un pochettino del merito ce l'abbia anche questo gessato.